perfetto. Eccoci qua nella cucina del Grigio, il Grigio Chef. Sono io, con me ingredienti semplici, grande effetto. Oggi un dolcetto, quello da così da i cantucci. Cosa serve? 250 g di mandorle spellate, 200 g di farina, 180 g di zucchero super fino, un cucchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, due uova e una fiala di aroma di vaniglia. Eh sì, oggi cuciniamo questi famosissimi biscotti, famosi in tutto il mondo, famosi perché poi loro vanno pucciati e ci vuole il vin santo, è un bassito, un vin santo, è appunto proprio la taffer forse. Reverendo, buongiorno, mi ha passato il vin santo, Lei chi è oggi? Don Abbondio, Mi sembra più Don Abbondo, tutta, bellissima. Vabbè, comunque, iniziamo subito. Allora, la farina. Abbiamo dato i 200 grammi di farina, consiglio di tenere un po' a parte perché a seconda delle dimensioni delle uova può servire magari qualche grammo in più, quindi le teniamo da parte. Iniziamo subito, cosa facciamo? Sì, andiamo a tagliuzzare subito le mandorle, tante così le teniamo da parte e iniziamo a tritare. Ecco qua, sì, dai, Don si figuri. Mettiamo la farina, tac. Ecco qua, lo zucchero, scoliamo. Li mettiamo subito anche il lievito, ecco qua, poi unite subito la cannella. Che è successo? Ah, questo è un castigo, un castigo perché le fa un po' lei donna un po' don reverendo. Ok, perfetto. Qui abbiamo miscelato bene i quattro ingredienti. A questo punto spacchiamo le uova e mettiamo, ecco qua, tutto le uova le sto facendo, il Don è, anzi il reverendo è, grande difficoltà sul tappo, va bene, voi non, no sulla ricetta, fate aiutare il cucchiaio e andiamo ad amalgamare tutto, piano piano, l'ha fatta, meno male. Quindi a questo punto direi che è giunto l'ora di unire anche le mandorle, ok, così. Sì, cosa facciamo la curia oggi? Manca solo il grande capo, Ma pensavo fosse per me. La benedizione almeno niente. Niente, bevete e basta. Oggi qui abbiamo Santa Chiesa. Vabbè. Amalgamiamo anche le mandorle. Grazie. Beh, a questo punto possiamo andare anche un po' infarinare. Qui, aspirato in questo modo e mettiamo l'impasto qui. Beh, direi che a questo punto finiamo con l'aroma, la fialetta, no? Sì, no, tranquillo, no, tranquillo, non c'è problema, no, tutto a posto, guardi. Andiamo. Senta che roba. No, si accerti di questa cosa. Guarda, tranquillo. Andiamo. Bene, ci siamo. Direi che a questo punto lei non ha pulito un bel niente, Faccio io, benissimo, perfetto. Facciamo due panetti. Un po' di farina abbiamo ancora. Li stendiamo e li mettiamo. Così, ecco qua il secondo. A questo punto li schiacciamo un po' così, Perfetti direi. Lo zucchero, ah sì, ecco sì. Dobbiamo tenere a parte un po' di zucchero perché... Esatto, bravissimo, sì. Lei li ha già fatti? Mi fa sempre in curia? Ok, perfetto. Bene, a questo punto va lei, Don? Oh, scusi, reverendo, va lei? 180 gradi, preriscaldato, 25 minuti. E sì che magari poi finisce la benzina e andare nel forno. Oh, eccolo qua, il reverendo. Ah, mi raccomando, togliete dal forno, 180 gradi, lo abbassate a 160, lasciate raffreddare questi, impedire, diciamo. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a tagliare. Perfetto. Questi li prendete, posizionati in questo modo. Bene. A questo punto, ricordatevi, abbiamo abbassato a 160. Facciamo terminare la cottura per 10 minuti. Va lei? Vado io? Vado io stavolta. Vado io.
arrivando il reverendo, prepariamo. Come sono? Spettacolo, eh? Ecco qua, questo è il risultato finale. Facciamo vedere bene la mandorla, qua. E si prepari. Senta la fragranza, se va bene. Sì, secondo me la consistenza è giusta, sì, perfetta direi. Bene, ecco qua, a questo punto, cotto, speriamo.